Siamo al centro sociale Salice Gualdoni di Muraglia per l'evento che conclude il progetto Tocca a me. Tocca a me è un acronimo, comunque ogni lettera ha un significato abbastanza articolato e complicato. L'importante è il senso di questo progetto, un progetto importante che è durato un anno. Si conclude, ma da quello che abbiamo capito molte delle cose che sono state avviate proseguiranno. Andiamo a scoprire dai protagonisti di questa iniziativa, di questo progetto, di questa manifestazione, i dettagli. Con Stefano Falcioni, referente del progetto, ce lo facciamo spiegare un po' meglio questo progetto. Allora, una bella introduzione su che cos'è questo progetto intitolato Tocca a me. Sì, è un progetto che riguarda i giovani, quindi il protagonismo giovanile. E in questo anno di pandemia siamo riusciti a coinvolgere circa 200 giovani dai 16 ai 35 anni in diverse occasioni, in diverse iniziative, circa 50 iniziative, per mettere in risalto la loro potenzialità, le loro energie e la loro creatività. E capofila di questo progetto è Le Muraglia, che si è avvalso di circa 14 tra partner e collaboratori. Andremo a intervistarli tutti per scoprire da ognuno di cosa si tratta, in cosa è consistita la loro partecipazione, ma due parole anche sull'evento di questa sera. Sì, l'evento vuole mettere in evidenza tutte le attività fatte in questo periodo. Siamo partiti a febbraio e oggi concludiamo. E eventi sportivi, culturali, aggregativi, abbiamo fatto piantumato degli alberi, abbiamo fatto raccolta di rifiuti, iniziative anche ambientali come Pugliamo il Mondo, escursioni nel Monte Catria, nel Monte Nerone, quindi abbiamo fatto anche iniziative fuori del comune di Pesaro, ma abbiamo coinvolto associazioni sportive, il Muraglia Calcio, l'Arzilla, per valorizzare anche lo sport femminile e quindi la parità di genere, ecco. E anche corsi di formazione riguardo il codice etico, riguardo il primo soccorso, perché è importante fare in modo che i giovani, ma soprattutto tutte le fasce d'età, abbiano conoscenza di cosa vuol dire se delle persone sono in difficoltà respiratorie o difficoltà emergenziale, come poter intervenire. Quindi ecco, anche corsi formativi. Io vorrei ringraziare tutte i partner e i collaboratori, che sono 14, quindi li leggo così non sbagliamo, partendo dalle Muraglia, che è capofila, Periferica, l'associazione giovanile di riferimento di questo progetto, l'Auser provinciale, che ha coinvolto diversi volontari nella manutenzione e realizzazione del bosco per la città, Pugliamo il Mondo e Parità di Genere, Lega Ambiente Circolo Ragusello di Pesaro, il centro socioculturale che ci ospita anche questa sera, Time for Peace, che ha fatto attività teatrali con giovani profughi. E dopodiché abbiamo anche i collaboratori, che sono la cooperativa ricreativa culturale di Montegrano Muraglia, la T41B, la cooperativa sociale, il centro UPM Un Punto Macrobiotico, gruppo sportivo Muraglia, l'associazione sportiva Polisportiva Arzilla, il comune di Pesaro e il Ghiro, che è l'associazione naturalistica. Naturalmente progetto finanziato dalla Regione Marche, che ha prodotto questo ha finanziato tutte queste iniziative. Un elenco lunghissimo di partecipazioni per un progetto realizzato in maniera esemplare, al punto da meritarsi appunto una serata come questa per descrivere i dettagli. Dimenticato qualcuno? Dicevo che mettere insieme tutte queste realtà, ci siamo appoggiati al Centro Servizio Volontariato di Pesaro, che ci ha fatto la consulenza per la redazione di questo progetto, ma soprattutto per produrlo, per realizzarlo. Che è un'associazione, è una realtà importante per tutte le associazioni di volontariato del territorio della provincia di Pesaro Urbino. Con Andrea Biancani, consigliere della Regione Marche, la Regione partecipa attivamente a questo progetto. Sì, questo è un bando del 2019-2020, dove come Regione Marche abbiamo fatto uscire dei bandi appunto per le politiche giovanili. E l'obiettivo di questo progetto è rendere protagonisti i giovani, ma soprattutto mettere insieme tantissime realtà del nostro territorio, che insieme hanno presentato dei progetti appunto comuni per appunto a favore dei giovani. Io voglio ringraziare ovviamente Le Muraglia, che è quella realtà capofila che ha portato avanti il progetto, presentato il progetto, insieme alla
associazione periferica. Devo dire che sono tante le associazioni che hanno aderito, ognuno ha dato il proprio contributo e io penso che continuare su questo percorso, cioè di fare in modo che le varie realtà associative lavorino insieme per i progetti comuni, è anche un'occasione per valorizzare ogni associazione e anche per farla conoscere alle altre. Con l'assessore Riccardo Pozzi del Comune di Pesaro, il Comune di Pesaro ha concesso il patrocinio a questo progetto, direi un'attestazione importante che però è stata ben ripagata. Sì, è un progetto che ancora una volta dimostra come la sinergia, il coinvolgimento di realtà di associazioni diverse, in questo caso di associazioni anche giovani, periferica, ma anche non più giovani come Hauser, insomma mette insieme tante realtà diverse ed è la dimostrazione di come mettendo insieme queste competenze diverse si riesca a portare a casa progetti anche interessanti che coinvolgono tante persone. E in questo caso il finanziamento veniva dalla Regione Marche, dalla presenza del Consiglio dei Ministri, 49.000 euro e quindi ancora una volta la dimostrazione della capacità di saper intercettare le risorse che Muraglia ha dimostrato di saper cogliere anche ad esempio nel bilancio partecipativo, lo citavo prima perché Muraglia è uno dei 4 quartieri che è risultato anche vincitore del progetto sul bilancio partecipativo, in questo caso verrà realizzato gli spogliatoi e migliorata l'area verde del campo da calcio che si trova in via Madonna di Loreto alla Baratov, e quindi ancora una volta la dimostrazione che quando si mettono insieme persone e professionalità diverse si portano a casa risultati e progetti anche interessanti come quelli che oggi ha ben rendicontato Stefano Falcioni, a cui va davvero un bel ringraziamento da parte di tutti, dell'amministrazione comunale e di tutti coloro che oggi erano qua. Con Luca Pieri, il presidente Aspes è un collaboratore del progetto con diversi spunti e diverse iniziative. Sì, beh, sono tanti, principalmente con Un Bosco per la Città abbiamo contribuito con le nostre forze anche finanziarie e non solo a far sì che insomma, all'interno del progetto i giovani che sono stati coinvolti e le società che sono state coinvolte abbiano trovato tutte le condizioni per poter fare questa piantumazione, insomma, che ogni anno viene implementata di centinaia e centinaia di piante. In secondo luogo il progetto Volentieri Volontari, che in qualche modo ormai è il filo conduttore del coinvolgimento dei tanti nostri nonni, chiamiamoli così, insomma, volontari che si impegnano e che educano anche al volontariato e al mantenimento della cosa pubblica i giovani che si sono approcciati a questo tipo di progetto. Per cui diciamo che non solo siamo partner e collaboratori ma del progetto di quest'anno, ma vorremmo continuare ad esserlo e lo faremo di tutto anche per i prossimi anni. Con Giancarlo Pierfelici, presidente del Circolo Salice Gualdoni, che ci ospita questa sera l'evento riassuntivo di tutte le iniziative che sono state fatte, ma che è anche titolare di un corso realizzato durante il progetto. Sì, il progetto che è stato fatto col Muraglia prevedeva anche un corso di primo soccorso, un gioco di primo soccorso per tutti i ragazzi del Muraglia Calcio, per eventuali emergenze che ci sono durante le partite o fuori dalle partite. Siamo stati contenti di aver ospitato questo corso, coinvolto parecchi ragazzi, parecchie persone adulte. È una cosa utile, una cosa importante. E noi siamo sempre pronti a collaborare anche con altre iniziative, oltre al Muraglia che già da parecchi anni collaboriamo, siamo sponsor tecnici e logistiche perché li ospitiamo per le riunioni, assemblee e via discorrendo, anche le feste che hanno fatto gli anni passati. Il centro sociale è nato per questo, per fare appunto, per socializzare, per poter essere coinvolgere un po' tutte le realtà del quartiere. I centri sociali sono stati i primi a chiudere per la pandemia e tra gli ultimi a riaprire. Si sta cominciando a rimuovere qualcosa? Sì, diciamo, durante l'estate si era riaperto qualcosina, un po' con la paura, perché sono tutte persone adulte, addirittura anziane, che hanno paura e avevano molta paura, specialmente l'anno scorso. Quest'anno siamo partiti in estate tranquillamente, siamo riusciti ad arrivare fino a ottobre, novembre, dopodiché è ritornato l'aumento dei contagi, la gente non frequenta il centro, i nuovi decreti ci obbligano a tenere chiuso e noi, anche per la prevenzione e per dare un messaggio diciamo, di solidarietà, cerchiamo di tenere chiuso e di non far funzionare più la nostra attività.
Certo, ci mancano tanto le attività che facevamo noi, il ballo, le cene, e la tombola, sono cose che coinvolgevano molto gli anziani e purtroppo dobbiamo aspettare la primavera, non c'è altro da fare. Con Marco Roscetti di Periferica, un partner importante per questo progetto. Abbiamo sentito insomma iniziative di varia rilevanza e importanza, ma soprattutto abbiamo visto in Stefano Falcioni un'attenzione speciale per Periferica. Sì, noi ringraziamo Stefano per averci coinvolto e dato l'opportunità di prendere parte a questo progetto. A noi è toccata la parte in presenza di tutto il percorso progettuale, che è partita da settembre con il primo torneo di Molchi, uno dei due tornei di Molchi, perché il secondo poi l'abbiamo fatto a ottobre. Il Molchi è un gioco finlandese, è una sorta di bocce finlandesi, si gioca in squadre ed è aperto a tutte le età, quindi è una forma di coinvolgimento e aggregazione molto importante. Il primo torneo l'abbiamo fatto a Villa Fastigi, il secondo invece l'abbiamo fatto qua a Muraglia. Poi abbiamo fatto altre due attività molto importanti in presenza, che sono state una rivolta alla scoperta del territorio e anche al benessere fisico, perché si è trattato di due escursioni sul Monte Nerone e sul Monte Catria, entrambe nel mese di ottobre, grazie alle guide del Ghiro, Associazione Naturalistica di Urbania. E poi per finire abbiamo chiuso il progetto l'11 di dicembre al Circolo Arci di Villa Fastigi con Beat the Queen. Beat the Queen è stato un primo esperimento di battle di freestyle tra uomini e donne, quindi è stato un esperimento per cercare di abbattere le barriere di genere all'interno del mondo dell'hip hop italiano, cioè che è una cultura molto diffusa tra i giovani e che ancora ha delle barriere abbastanza rigide sul coinvolgimento di genere. Con Massimo Ciabocchi, presidente Hauser, che ha approfittato del momento col microfono per spiegare meglio cos'è l'Hauser. Non basta mai, vero, raccontare bene cos'è l'Hauser? No, non basta mai, soprattutto in un momento in cui, no, la comunicazione è il perno vincente per qualsiasi attività. L'Hauser, fino adesso associata, no, solo agli anziani, in progetti come questi viene associata finalmente anche ad altre realtà generazionali, quindi giovani, donne, ed è un ambito che noi abbiamo a cuore e che terremo, no, a valorizzare nel periodo futuro, in particolare perché i volontari si formano quando sono giovani, poi quando sono pensionati noi troviamo il modo di impiegarli. E in questo progetto in particolare qual è stata la parte operativa di Hauser? Sì, i nostri volontari hanno dato un contributo per quanto riguarda il supporto ai ragazzi per il Bosco per la Città, per tutto quello che erano le escursioni ambientali che sono state fatte, e abbiamo seguito in particolare la parte relativa all'inclusione generazionale femminile, perché è un tema che abbiamo a cuore. La mia presidenza, diciamo, da pochi mesi avrà una branca che si occuperà di tematiche femminili, quindi Hauser Donna, e abbiamo sviluppato un pochino quelle che sono state le discussioni, no, anche a livello psicologico, con soggetti professionisti abilitati e preparati sul settore, per un po' scardinare questo problema che c'è nel nostro mondo, che vede le donne relegate, no, purtroppo in seconda linea. E questo è un errore grossissimo, perché solo pensare che in una famiglia, no, viene retta da una donna, sempre, famiglia, casa, lavoro, figli, quindi noi vorremmo cercare di portare, come in questo progetto, in immersione la figura della donna e valorizzarla come merita adeguatamente. Con Danilo Marchionni della T41, la T41 cofinanzia e partecipa anche col progetto del Bosco. Sì, noi abbiamo collaborato nell'ambito del progetto di questo ed altri progetti con l'associazione Alle Muraglie, perché oltre, diciamo, a operare sul nostro settore, che è l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti a categorie svantaggiate, da alcuni anni collaboriamo su percorsi più ampi di inclusione sociale, di sport, di attività rivolte alla città, e quindi questa collaborazione, il sostegno a questo progetto rientra in questa, diciamo, nostra attività rivolta un po' a tutta la città.
Gianni Manieri, presidente dell'Arzilla Calcio, in che modo l'Arzilla Calcio ha partecipato a questo progetto? Dico, noi abbiamo partecipato alle attività di mental training, abbiamo partecipato all'attività del passeggiato sul Monte Catria con tutti i ragazzi, una cosa molto bella, molto carina e molto informativa. Abbiamo lavorato con l'Academy per lo sviluppo del femminile, con Stefano, e in più, in particolar modo, la cosa anche molto efficace è stato il lavoro che abbiamo fatto con Semi Marcantonini, i lavori di gruppo con i genitori, con i ragazzi, per lo sviluppo, la crescita e per comprendere che non c'è solo il gioco, ma ci sono anche altre cose importanti che servono per diventare atleti. Con Enzo Frullo di Lega Ambiente, che ha partecipato come partner a questa iniziativa, con l'iniziativa di pulitura, di ripulitura delle spiagge, ma l'abbiamo ascoltato in conferenza, in relazione, fare una proposta molto interessante. Beh, la proposta che pensiamo di fare è quella di coinvolgere tutti i gruppi sportivi del comune, del territorio, ad attività di questo genere, in modo che i ragazzi, gli atleti, non si dedichino esclusivamente ad allenarsi per il gioco del calcio o altri sport ai quali si dedichino, ma si interessino anche per l'ambiente operativamente. Abbiamo sentito questi ragazzi bravissimi che hanno pulito la spiaggia e quindi si sono accorti di quanta immondizia viene gettata nel territorio dai cittadini e che la ritroviamo tutta nel mare, e che hanno piantato parecchie piante, alcune centinaia di piante in questi ultimi anni, addirittura alcune migliaia, sempre qui attorno al quartiere. Quindi se in tutti i quartieri, se in tutto il territorio comunale e non solo, ci si dedicasse a queste attività, sarebbe veramente una bella cosa. Con Bruna Castellani, presidente di Time for Peace, ma con qualcosa in più. Development Marche, organizzazione di volontariato, attiva nella regione già dai tempi del conflitto nella ex Jugoslavia, quindi 92-93. In questo progetto una iniziativa di teatro inclusivo. Esatto, è un progetto che era nato prima che io contattassi Stefano Falcione per inserirmi, diciamo, in questo contesto Tocca a me. È nato, diciamo, perché volevamo portare un po' alla ribalta gli invisibili, cioè i ragazzi che vediamo magari girare per Pesaro, lavorano nelle cucine, negli alberghi, vengono dalla rotta balcanica, vengono da situazioni le più disparate da ogni parte del mondo. E quindi ci siamo detti, perché non stimolare in loro e anche in noi, diciamo, l'inclusione, cioè per loro sentirsi inseriti in un gruppo facendo un'attività piacevole che li avrebbe aiutati non solo a conoscere persone, ma anche a imparare meglio la lingua e a muoversi anche meglio nella città. Stefano Falcioni diceva che c'era una sensazione di grandissima internazionalità e il discorso della lingua addirittura è sconfinato anche sul dialetto. Esatto, esatto. Chiaramente non è che li abbiamo buttati lì allo sbaraglio. In pratica loro hanno fatto, innanzitutto hanno fatto più che altro le prove, perché poi nello spettacolo finale, purtroppo, per vari motivi legati alla questione lavorativa, non hanno potuto presenziare, perché lavoravano negli alberghi, lavoravano come muratori, facevano degli orari impossibili, per cui non è stato possibile poi la loro partecipazione allo spettacolo finale. Però quello che contava non era tanto lo spettacolo finale, ma era il percorso fatto, quindi le prove, stare insieme inseriti in un gruppo e, diciamo, lavorare in un contesto amichevole e di amicizia che poi si protrae nel tempo con questi ragazzi, non è che finisce lì, insomma. Tra l'altro questo progetto di spettacolo inclusivo continua, perché per esempio comunque noi siamo in contatto con SAI Tandem e con SAI Invictus, per cui ogni nuovo arrivo dalla rotta balcanica o dal mare, ci sono sempre nuovi ragazzi che magari hanno voglia di rifare questa cosa. Quindi è un progetto che si sviluppa nel tempo, non finirà, insomma, finché esiste Time for Peace questo progetto va avanti. Tra i partner c'è anche Lega Ambiente, un progetto che ci inizia a descrivere Andrea Falcioni.
Sì, allora Lega Ambiente è un progetto molto interessante e anche molto utile per l'ambiente. Infatti noi di Alle Muraglia siamo andati a pulire le coste della baia qui a Pesaro. Abbiamo ripulito molto e questo progetto serve per educare le persone e ci ha dato un'esperienza molto importante e serve anche per il futuro dei nostri figli, anche dei figli dei nostri figli, per vivere in un mondo migliore. Purtroppo c'è anche molta gente che a queste cose non ci pensa e quindi butta sigarette, plastiche, di tutto e di più per terra, e per dare un futuro migliore noi siamo andati lì per ripulire tutto. Insieme ad Andrea Falcioni e anche Nicola Mengacci nello stesso progetto, presumo. Sì, è in circa 2 ore noi abbiamo ripulito tutta la spiaggia di Baia Flaminia, soprattutto la spiaggia libera e la costiera, e da lattine, anche plastica e rifiuti, e soprattutto siamo riusciti a differenziarli questi rifiuti. Abbiamo raccolto più di un camion, quasi un camion di rifiuti, e siamo stati una mattinata. È stata un'esperienza molto bella perché comunque ci ha insegnato che pulire l'ambiente è un gesto che nel nostro piccolo può aiutare tutto il mondo. Con Diego Fraternale, che ha partecipato attivamente a una iniziativa che Stefano Falcioni ha spiegato, non è uno scherzo per voi farvi svegliare alle 7 della mattina per mettervi in un pullman, portarvi in cima al Monte Nerone, insomma è stato un bel impegno. No, è stata una grande esperienza perché eravamo a molto stretto contatto con la natura, nonostante fosse abbastanza freddo perché eravamo a una quota di altitudine abbastanza elevata. E inoltre la camminata non è stata facile perché è durata quasi 5 ore e diciamo che il percorso era lungo 6 km, una pendenza di circa 350 metri e che, diciamo, dato che le strade non erano proprio asfaltate, si è sentita la pesantezza nel fare alcuni passi nelle zone in cui siamo passati, però è stata una bella esperienza perché proprio sentiva l'apertura dell'aria, nel senso che era molto pulita, era differente da quella che, diciamo, respiriamo noi quotidianamente. E soprattutto un modo per scoprire che a pochi chilometri dalla nostra città c'è un mondo bellissimo di montagna vera. Sì, è vero, e oltre a questo è anche proprio un luogo storico molto vicino a noi perché è proprio di fianco ad Apecchio, da dove siamo partiti, nella zona di Apecchio, e infatti il Nerone, sappiamo, dato che avevamo una guida che oltre a indicarci la direzione ci spiegava anche la storia del luogo, e Nerone viene da appunto Nerone, il console romano, che nel 400 avanti Cristo ci ha spiegato che diciamo organizzò l'esercito in quelle zone lì e soprattutto su quel monte per fare una battaglia contro i cartaginesi che poi ebbe un successo, fu un esito positivo, e diciamo che prende il nome da questo. Con Filippo Di Loreto, anche lui atleta, ma lui questa volta invece lo intervistiamo in quanto impegnato nella piantumazione del bosco. Sì, appunto abbiamo piantato noi Alievi del 2005 insieme al presidente e anche ai diversi dirigenti della società GS Muraglia. Abbiamo piantato degli alberi vicino alla zona di Muraglia, adiacente appunto anche alla zona di Montegranaro, degli alberi appunto per sensibilizzare anche l'argomento della piantumazione degli alberi. E sì, abbiamo appunto precedentemente lavorato il terreno, abbiamo messo dentro la buca l'albero, richiuso tutto e poi infine annaffiato. E adesso li andate ancora a vedere come se crescono e se va tutto bene, oppure ve li state dimenticando? No, ovviamente andiamo a vederli e sarà importante anche per le prossime estati annaffiarli quotidianamente, perché già per esempio da quest'estate possiamo vedere un aumento e anche un innalzamento, diciamo, di questi alberi. La
la tradizionale chiusura di ogni speciale, questa volta la facciamo un po' diversa, la facciamo con Stefano Falcioni, decisamente più tranquillo adesso. L'evento è andato tutto bene, protagonisti ragazzi, tutte le associazioni sono intervenute, soprattutto l'abbiamo fatto rispettando le regole della sicurezza, sia all'interno che all'esterno, e quindi ecco, noi siamo soddisfatti di questo anno di attività e di questo progetto condiviso e partecipato da tutte le componenti partner e collaboratori, quindi veramente molto soddisfatto. Ai telespettatori di Rossini TV che hanno seguito questo speciale nei dettagli, cosa diciamo? Finisce tutto qui? No, è un nuovo inizio, perché poi aspettiamo nuove opportunità, nuovi bandi, sicuramente la rete si è costruita e quindi ecco, quando si realizza una rete si realizza una comunità di intenti e quindi comunione di intenti per portare avanti altri progetti, altre iniziative. Anche nuove attività, quindi dai, la speranza di continuare e di proseguire questa bella esperienza. E un ringraziamento particolare va a Marche Multiservizi, che ha collaborato alle attività a valenza ambientale ed ha contribuito al progetto con un cofinanziamento. Vorrei ricordare inoltre l'importanza dell'attività del mental training, che ha visto diversi giovani partecipare agli incontri presso la palestra Movens, tenutisi dalla dottoressa Dorotea Ricci, psicologa dello sport. E a tal riguardo vorrei ringraziare l'atleta Alex Bacchiani per la sua preziosa testimonianza. Ciao a tutti, sono Alex Bacchiani dell'SGS Muraglia. Vorrei raccontare quella che è stata la mia esperienza con il mental training insieme alla dottoressa Dorotea Ricci. Quando il presidente Falcioni ci ha proposto questa attività, io e alcuni miei compagni di squadra abbiamo subito accettato, perché ormai è risaputo che la preparazione mentale è importante quanto quella fisica. Dunque il mental training è stato un percorso suddiviso in più lezioni, dove grazie a Dorotea abbiamo appreso cosa significhi far parte di una squadra e come lavorare in gruppo per raggiungere degli obiettivi comuni. Abbiamo inoltre appreso delle tecniche di respirazione utili alla gestione delle emozioni, soprattutto prima di una partita, di una gara. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, devo ammettere che ho notato sin da subito dei grandi miglioramenti, sia nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in campo, nello sport, sia in me che nei miei compagni di squadra. Concludendo, devo ammettere che questa è stata un'esperienza più che positiva, molto formativa e sicuramente stimolante, e un'esperienza che consiglio a tutti i miei coetanei, soprattutto se praticano sport.